perché ero abbastanza violento, pensavo di fare una cosa che andava nella mia indole. Mentre poi il pugilato mi ha cambiato, è stato tutto al contrario, mi ha dato delle regole. Tu perché stai a rubare? Che tieni 1000 lire in da sacca? Non fascista. Mi sono messo nei panni di uno che usciva quel giorno di galera e voleva cambiare vita, perché infatti il mio testo, se vedi, è proprio quello iniziale della mia prima storia. E poi nel volere una speranza, perché se era Nuit et Dim era un po' passivo, no? Noi speriamo di. Noi vogliamo una speranza, sarebbe un futuro. Non è mai troppo tardi. Nella vita non è mai troppo tardi. È proprio bella, grande. Purtroppo la camorra c'è, i problemi ci sono, però ci sono tante persone come noi che hanno avuto un passato, che l'abbiamo vissuto in prima persona, diciamo, e ci stiamo attivando per migliorare questa cosa. Perché Napoli merita di più, i quartieri spagnoli meritano di più. I classici bassi napoletani. Oh, bella, ammazza. Ma io buttai assaggiare perché caffè era famoso moca. Dico, quindi un turista veniva qua, ce lo rapinavano. Una trentina di anni fa. Non potevano proprio salire, salivano, ma... La famosa nomea dei quartieri spagnoli. Noi volimo una speranza. Per cambiare vanno, noi volimo una speranza. Per cambiare rimane, noi volimo una speranza. Ma ne sa che sta cavando, solo per chi rimane... Cari amici di Scuola di Botte, a grande richiesta siamo venuti a Napoli e per iniziare Napoli siamo venuti ai quartieri spagnoli. Perché si chiamavano i quartieri spagnoli? Lo spiegheremo, ci faremo un giro, vi faremo vedere i locali, quello che succede ai quartieri spagnoli, anche le abitazioni e tanto di più. Perciò se vi interessano i quartieri spagnoli restate, altrimenti venite qua, vi comprate un bello babà. Poi vi comprate una bella pizzetta, poi vi comprate pure un bello cornetto e vi schiaffate tutto fra le chiappe. Quella non è una bici, è una moto. No, no, sta roba. Un motorino, la chiama bicicletta. C'ha pure la targa, c'ha. Tu sei nato e cresciuto qua. Sì, sì, ai quartieri spagnoli. Quartieri spagnoli, pure a Roma, è conosciuta come nomina, nel senso lo so, che lo fino so. A 10-15 anni fa, 20 anni fa, era un quartiere tosto, molto difficile, brutto. Molto difficile. Invece com'è, per esempio, adesso? Adesso, grazie a tanti buoni amici che anche hanno avuto un passato difficile, perché il quartiere era abbastanza difficile, ti trasportava via e ti portava in brutte acque, diciamo così. Adesso la maggior parte di queste persone stanno diventando degli attivisti per riattivare il quartiere, fare cose buone per dare di nuovo un'immagine buona di questo quartiere, anche perché è uno dei quartieri storici di Napoli, dove ci sono tantissimi, c'è Napoli sotterranea, c'è il Palazzo della Regina, ci sono delle cose stupende, infatti perché i turisti la pizza margherita. Da Brandi per la Regina Margherita, sì. Regina Margherita, l'hanno fatta per la Regina Margherita da Brandi qui a quartieri spagnoli. Guarda che si stanno trovando ancora delle strade per sotto, che si parla che ogni stanza ospitava più di 10.000 persone quando è stato il fatto della guerra. Sì, pensate. Guarda, quello che ti posso dire io da romano, che però è veramente bella Napoli, grazie, è bella grazie. Proprio. Grazie mille. Cioè, bella. Poi sfariamo questa cosa, c'è un po' di rivalità cittadina fra Roma e Napoli, però. Cioè, siamo cugini, che sennò siamo uguali. Parliamo solo di due dialetti diversi, ma romano e napoletano. Si va a vedere, sono uguali. Siamo due bastardi. Siamo tutti sì. No, siamo cugini. Se già parliamo di Pompei, prima i romani venivano qui in vacanza tra Pompei, Sorrento. Abbiamo tantissima storia che fa parte di Roma a Napoli. Ma senti una cosa, quindi vabbè. Prima era più difficile vivere qua. Sì, era molto più difficile. Ma tu passare sbagliato, cioè precedenti? Se non faccio questa domanda non... No, no, se blocca il video! Se blocca il video, perché io faccio questa domanda? Allora, io nel passato, da ragazzino, quando scendevi nei quartieri spagnoli, purtroppo venivi trascinato in un vortice di cattivi affari, male cose. E ci stava un'associazione qui che si chiamava Anna del Signorin. C'è stava Marco Rossi Doria, che adesso è entrato in politica e raccoglieva tutti noi ragazzi in difficoltà, e gli assistenti sociali decisero che dovevo fare una scuola superiore, dovevo andare oltre le medie, dovevo trovarmi un lavoro che loro trovavano loro, e dovevo fare uno sport.
E io ho deciso di fare pugilato perché ero abbastanza violento, pensavo di fare una cosa che andava nella mia indole. Mentre poi il pugilato mi ha cambiato, è stato tutto al contrario, mi ha dato delle regole, mi ha dato nuove occasioni, mi ha fatto girare l'Italia. Da quella, sì, dalla vita di strada, cioè. Sì, e ho avuto tante opportunità ed è migliorata la mia vita. E... Cioè, loro intanto a Napoli si stavano ammazzando, la seconda volta che stavi a cascare a morire. Cioè, Cicalo, tu ci servo vivo. Stavo a fare le scale sotto, non sa che botto. Adesso ci sono tanti ragazzini come me da bambino che hanno bisogno di avere un aiuto, perché adesso sì, stiamo parlando del bene che stiamo facendo, della rivalutazione del quartiere, ma ci sono ancora tanti tanti problemi. Purtroppo la camorra c'è, i problemi ci sono, però ci sono tante persone come noi che hanno avuto un passato, che l'abbiamo vissuto in prima persona, diciamo, e ci stiamo attivando per migliorare questa cosa, perché Napoli merita di più, i quartieri spagnoli meritano di più. E poi dobbiamo dare occasione a questi ragazzi di riuscire ad avere una scelta, perché io da ragazzino questa scelta me l'hanno data, sono stato fortunato e ho preso la scelta giusta, ma molti ragazzini questa scelta non ce l'hanno, vedono soltanto una prospettiva di vita e per loro quello è la normalità. E allora, se non ci muoviamo noi per dare una mano, un'alternativa a questi ragazzi, lo Stato non lo fa. Il capo, il presidente, il vicepresidente. Ah, il nostro presidente è un ex ispettore della squadra mobile di Napoli che si chiama Ciro Parolano. Abbiamo costituito questa associazione Quartieri Spagnoli. Noi assistiamo alle famiglie in difficoltà. Abbiamo sulle 380 famiglie che diamo derrate alimentari. Siamo la prima lista in Italia ad aver costituito per i percettori del reddito di cittadinanza, che siamo sui 300 iscritti. Questi ragazzi scendono volontariamente e puliscono il proprio territorio dei quartieri spagnoli. Grande. In più abbiamo protocolli d'intesa con il Tribunale del Carcere Minorile, che prendiamo ragazzi in affidamento per inserirli nel sociale, per il nostro quartiere, cercando di tenerlo più pulito e togliere questo fascino che c'erano tanti anni fa, perché i ragazzi erano affascinati dalla malavita. Ma la malavita è la malavita. È proprio, dice la parola. Il male della vita. Ma non ti porta a nulla. Sto notando che a Napoli mascherina sì, casco no, però. Questa. Ma diciamo, no, che, diciamo che il casco diciamo lo usano sui quartieri, non lo usano. Diciamo che purtroppo nel mondo ci sono tre tipi di guide: quella inglese, quella mondiale e quella napoletana. Cioè, le fiction come Gomorra, Romanzo Criminale, hanno creato questa fascinazione rispetto alla malavita. Secondo me, io ti dico la verità, tra Gomorra ho visto la prima puntata della prima serie, l'ho vista 10 minuti e poi non l'ho voluta vedere più. Vabbè, ma dai, che vediamo oggi, la verità, non è che è una fiction che racconta, ecco qua, il male che ti fa Napoli e tutte i ragazzini. Però cosa succede? È vero che viene raccontata, però magari un ragazzino che sta a casa, sì, questa lo vede, cosa non, vuole non l'ha vista. Sì, quando la va a vedere in TV e vuole emulare, perché magari scende giù. Sì, sì. Come quando noi vedevamo i film di Bruce Lee. Bravi. Che scende uno che mazza. Raga, scusate, vi interrompo. Simo, la terza volta che sta per cascare. Cioè, così pensano veramente. Quando viene, secondo me Napoli non ti vuole tanto. Prima cosa che quando viene a Napoli deve andare a camminare all'Irto. Molti di loro, molti commercianti ci danno pure una mano per questa nostra associazione sul territorio. Andiamo avanti, cerchiamo di incontrare. Quanto è che questa associazione è attiva? Questa associazione, io insieme al presidente Ciro Parolano, siamo presenti sul territorio da ottobre scorso. Partiremo con la legalità. Noi porteremo Catello Maresca, grande magistrato, che diciamo che ha distrutto la camorra nel Casertano, Casali di Principe. E questi ragazzi, devo dire la verità, aderiscono molto a questa cosa nostra, a queste nostre iniziative. Vi seguo pure con Scuola di Botte, cioè, nel senso... Meno male! Cioè, e ti piacciono anche i tuoi monografici sui vari... No, i criminali? Sui profili criminali. Quelli sono stati la partenza, lo sai? Esatto. Perché Quartieri Criminali è un'idea che abbiamo portato avanti con lui, sì. Dall'idea di dire, la gente inizia a dire, quelli della Magliana, chissà com'è la Magliana, no? Esatto. E allora dice, io conosco tutti, andiamo sui quartieri, sì. Poi se siamo allargati. Poi ha preso piede ormai. Mattia è un megalomane. Mattia è un megalomane. Ormai via tutta l'Italia. Cioè, Mattia è no, alla Cicalone, noi gli bassi. Oggi è proprio la prima trasferta della nostra vita. Per il video. Per il video, ovvio. Quindi visto che Cicalone c'è questa cosa, la battuta che ormai comanda su tutta Roma, ogni quartiere il peggio, lui ne comanda, foto...
Mo se devi pure Napoli, capito? Ce l'hai, ce l'hai. E poi non è detto, poi c'è l'Europa. C'è l'Europa. Aspetta, non fare spoiler. Che andremo. Non facciamo spoiler. Non facciamo pure. Spoiler. Bello, bello, bello. Ma da qua alla fine dell'anno anche fuori dal andiamo paese. Anche fuori. Senti, ma invece i testi tuoi, sì. No? Che sono molto, molto reali, eccetera. Sì. Ma tu come li pensi? Cioè, come ti vengono fuori? Qual è il tuo percorso? Beh, abbiamo iniziato piccoli proprio, quindi ora diciamo sono cresciuto anche in questa esperienza, no? È come un fighter che magari muove i primi passi quando è giovane e poi è ovvio che con l'esperienza magari anche dei colpi li porta a segno meglio e in più breve tempo. La mia aspirazione, no, era lui. Ma ci sono mentre registriamo, mannaggia la miseria. Cioè questo sta svelo. Io dicevo, ma chi è che sono? No, comunque proprio diciamo è iniziato da piccolo, ovviamente poi ora è diventato una cosa automatica, nel senso che ovviamente stai più avanti nell'età e quindi giustamente. Però l'ispirazione non è solo ovviamente la strada come stava all'inizio, no? Nel nostro background. Poi l'abbiamo lasciata un po' sullo sfondo per raccontare anche storie di vita nostre proprio, sempre filtrate da Napoli, no? Dalla realtà di Napoli. Ma invece quello di Gomorra, no? Sì, quel testo è proprio perfetto per quella serie. Infatti io l'ho scritto insieme a Lucariello dopo che abbiamo visto le prime due puntate, perché appunto rischiando di fare poi, cioè dopo aver visto le primissime due puntate girate tra l'altro da un romano, Stefano Solli, sì, che è un mio amico e saluto. Anche parecchi, la Comencini, Pubellini sono romani, no? E girano una cosa molto napoletana. E quando diciamo ho fatto sta sigla, avevo visto le prime due puntate e mi sono fatto un po' un esame di coscienza nel dire io qua devo stare attento a quello che dico, che rischio di fare, comunque di esaltare quello che io sto vedendo. Quindi mi sono messo nei panni di uno che usciva quel giorno di galera e voleva cambiare vita, perché infatti il mio testo, se vedi, è proprio quello iniziale della mia prima storia. E poi nel volere una speranza, perché se era Nuit Nim era un po' passivo, no? Noi speriamo di. Noi vogliamo una speranza, sarebbe un futuro. Infatti questa cosa ha un po' attutito anche la serie che è arrivata a Napoli, perché comunque è stata anche arrivata un po' tra contestazioni, un po' polemiche, perché comunque. E io ho cercato di dare un messaggio di positività, che comunque dopo aver visto tutte quelle scene, no? Ogni. Dici almeno la canzone finale. Esatto. Bella, comunque dare. Gran testo. Grazie. Sì, no, è uno di quelli. Poi il fatto che lui lo canti proprio così, pulito, senza niente. In un modo anche abbastanza, se vogliamo, dolce, no? L'entrata anche la strofa è anche un po' melodica, no? Quindi, però è stato proprio per quel motivo lì, perché noi rischiamo veramente di fare. Questa parola ricorre molto spesso ultimamente, apologia purtroppo in questi periodi. Però veramente rischiamo fargli una sviolinata di qualcosa che non era. Bravo, gran testo, gran testo. Abbiamo una responsabilità. E beh, com'è andata la cosa? Cioè ti hanno chiamato a te, senti, ci serve. Perché per noi Gomorra. Inizialmente mettiamo dei pezzi dei Cosang all'inizio, nella prima serie con Rauno, no? Nella prima stagione. E poi dopo aver messo questi tre pezzi, insomma, e aver parlato con la produzione, poi noi, io e Lucariello, abbiamo proposto di fare una sigla ad hoc, come si fa per esempio negli Stati Uniti, no? E loro hanno accettato. E la verità, Solima ha delle visioni veramente super aperte, quindi insomma. E poi lo sai, conosco Lucci, che ha fatto no? L'equivalente vostro, esatto. Però per Suburra, per Roma. Esatto, e poi vi assomigliate pure, lo sai. Ah, qualcosa c'è, che pizzetto. Sì, poi Lucci, lo sai, che si è appassionato al pugilato. Ah, ok. È venuto in palestra e gli ho menato. Adesso ti obbligheremo a farci spoiler. Tenetelo, ragazzi, dai. Lui sa la fine. Raga, lui sa la fine. Se adesso volete sapere la fine, mi scrivete in privato. Un bonifico da 3.000 euro. La sa. No, non la so. No, non la so, però, perché poi hanno pure ritardato. Io pensavo col COVID. Per il COVID. Io pensavo che la sapeva, capito? Va bene. So qualche spoiler prima che inizia, però. No, vabbè, si sa, insomma. Ci mazzolano qua. Ma non è una bicicletta, è un motorino. Ma proprio qua andava a fare. Però. Scusami, tra una domanda e l'altra, ma tu sei venuto a Napoli con questi occhiali, sei sicuro? Allora, raga, io voglio bene, ma a Napoli non ci avete questi occhiali. Questo occhiale matto Roma che saluto. Voi vi sognate, vedi, occhiale matto. Bravo. Ah no! Eccolo. Affacciatelo poco, guardate, vediamo. Esce fuori. Dai, via, no, è sano abbastardo. Buonasera. Questa è una...
Senza soldi Roma, Roma e Napoli, che bella sfida. È una bella sfida Roma-Napoli, eh? Permesso? Vedete ragazzi, una classica casa dei bassi napoletani qua ai spagnoli. Questi sono i classici bassi napoletani. Oh, bella, ammazza. Ma io potrei assaggiare perché caffè la famosa moca. Ragazzi, assaggiamo la famosa moca napoletana. Voglio assaggiare tu che non prendiamo te mati. Ma è una bestemmia se chiedo lo zucchero. È già zuccherato. Live. Mamma, l'avevo fatta a bagnotto, che c'era fatta dell'acqua. Fatti un giudizio, No, 100, voto 1000, buono vero. Donna, complimenti per il caffè, grazie di un bagno così qua, oi. Cicalo, assaggia. No, assaggia. Ma scusi, io pensavo c'era un'altra, c'era ragione. No, vabbè, che vuoi fare assaggiare, perché vuoi venire a Roma. Buono, ma è buono. Lo sapevo da... No, grazie, preso già. Lo sapevo da... Allora, guardate di... Sono 86 anni, che? Complimenti signora. Da quant'è che vive qua nei quartieri spagnoli? Io tenevo 6 anni quando sono venuto nei quartieri spagnoli. 6 anni? E senta, ma ha visto, è cambiato il quartiere adesso rispetto a come era 40 anni fa? Vabbè, era tutta un'altra cosa. Tenevamo i bassi aperti, potevamo camminare chi in errore, potevamo camminare con la borsa che i soldi, perché nessuno si è pigliato. Ma non si cammina con niente, ci rispetta, ci rispetta, ci vanno bene, noi volimmo bene. Però non potevamo camminare più come camminavamo. E tenevamo i bassi aperti. Prima della guerra c'era più fame, però c'era più tenema, c'era più rispetto, si mangiava più in bene, però ci volevamo più bene, perché se tenevamo una cosa dividevamo con un'altra persona, non aspettavamo che chiedeva. Poi invece no, bravo, invece no, ci sta a disoccupazione, si vogliono che non fanno niente. O governo che non è da niente, che da fa? Chi se la dai a piglia? Se va a piglia a qualche parte. Torto non ha. Spiego. Fatto il bello, ti vorrei abbracciare, giuro. Torto non ha. Però se ci stava una cosa, con il governo, a sti vogliono, quando stanno a spasso e danno una cosa, e allora tu perché stai a rubare? Che tieni 1000 lire in da sacca? Non fascista. Li ha fatto la necessità. Perché tiene i figli, perché era a mangiare i bambini, gli ha pagato un pigione. Una volta non paga una bolletta, ma una volta li ha pagati. E queste sono le cose. Hai già ragione. Una delle cose proprio classiche, la famosa cesta con le caramelle. Prendi. No, è una cosa che c'era sempre mia nonna, no? No, io tengo quando vengono qualcuno. Bravo. È una cosa che non si usa più, invece quando ero piccolo io si andava a casa della nonna. Sono nonne 10 nipoti, 19 pronipoti e mi hanno fatto 3 sacchi. Bisnonno quanta volta? Tre volte o 14? No, piglia del caramello, devo cacciare una bottiglia d'acqua con bicchiere, naturale, no, non bevo. Le famose caramelle anti-Krav Maga, perché se ti assalgono, le tiri. Questi se buttano e le scartano praticamente, ti salvi la vita. Le caramelle aiutano sempre. A me le caramelle tengo per i bambini. E per i Krav Maga. Grazie. Che grazie mille. Da notare l'ospitalità, grazie se siete nelle borgate romane. Ma venite là, aiutando un po' a tutti questi vogliono. Certo, non è colpa vostra, è colpa del governo. Faccio un po', grazie mille. Chi le sono i marioli che cappuccia? Quando escono fuori si togliono i cappucci e Mariolo fosse nei nostri. Ui, siete Mariolo che state loco. Perché ci stavano i soldi o non ci sta? Senta signora, una domanda, ma lei è moderna, ma è lei che va su internet, che vedo qua il router. Mi dica la verità, c'ha 83 anni, va su anche internet. Anche il telefono c'ha. No, guarda che smartphone, guarda che smartphone c'è la signora. Perché ho visto. Siamo aggiornati. Signora dei quartieri spagnoli che va. Doppio telefono. Anche tre telefoni. Come vai, signora? Come vai? Come riciclare? Internet è nato a Napoli, giù c'è web e wifi. Ma io sono rimasto perché ho visto la casa della signora, poi ho visto il router Vodafone, ultimo modello. Ho detto, e chi lo usa? La signora ci sta. Televisore LCD. Amicchiamo, ha imparato tanta cosa. Ecco, bravo, vedi, questo è fondamentale. Non è mai troppo tardi. Nella vita non è mai troppo tardi. Sei proprio bella, grande.
è una marcia in più, non c'è niente da fare. Se volete qualche altra cosa a disposizione. Grazie mille. I soldi no, i soldi no. Grazie mille signora, sarà gentilissimo. Grazie, un saluto e tante cose. Se, e te come ti trovi qua, vivi qua a quartieri spagnoli? Io ci sono nato, come prima diceva il mio amico, è stato molto difficile. Io ho un figlio di 26 anni. Scusa, quanti anni c'ha te? 48. 48? Sì. No, cioè, fermi tutti, fermi. 48 anni c'hai. L'ho vissuto se, proprio, cioè, peggio era, di loro. Ma era così palpabile, cioè palpabile la differenza tra adesso e prima? Diciamo che le televisioni, i telefonini hanno rovinato un po' tutti, però, un po' tutto, però per una parte qualcuno è stato, ha messo pure un po' di intelligenza. A cosa che va incontro che per esempio prima non sapevi quando facevi un abuso di stupefacente quello che ti portava, se facevi tipo uno scippo potevi uccidere una persona e prendevi 30 anni di galera. Ma è più, diciamo, qualcuno è più intelligente, ringraziando a Dio, come cioè, ho detto prima. L'informazione sì, reale. Sì, oggi la televisione per me oggi la TV o sei intelligente a capirla bene, se no ti rovina. Questo è il nostro oddio, santuario. Fortunatamente c'è questa è veramente. Scalo, guarda, questa. Il grande Bruno Conti ha portato una corona di fiori a Diego. Che ce questo è il nostro santuario. Là. Il nostro, questo è il santuario di Maradona, è stato fatto nell'87 da un amico nostro. Questa è la nostra religione. Non infatti, c'è più. Cioè, raga, che cos'è per voi Maradona? Dio in terra, Dio in terra. Mamma e padre, figlie, amore, passione. È tutto un angolo dedicato a Maradona. Sì, sì, è il santuario di Maradona. Le persone hanno criticato i quartieri. Allora, io voglio dire una cosa, non è vero, ci sono delle persone che possono cambiare e ce la possono fare. Tipo mio figlio, 26 anni laureato. Allora che sei laureato? Economia e commercio. Oh, sto cavolo, grande. E poi diciamo con tutte queste sprizzerie via Roma via è diventato pure una cosa che molte vengono per parecchie persone e parecchi turisti quando tanti anni fa queste cose non potevano proprio accapitare. Sì, no, prima perché non esisteva. Dico, quindi un turista veniva qua, c'è lo rapinavano. Una trentina di anni fa. Non potevano proprio salire, salivano ma... La famosa nomea dei quartieri spagnoli. Al limite perché gli piaceva, perché volevano provare questa sensazione, credo, però non potevano salire. Era un po' paragonato alle favela. Sì. Allora vi presento un carissimo amico dei quartieri spagnoli, nato e cresciuto a Napoli, Roberto Mussolini. Lui è un grandissimo tifoso del Napoli, da ragazzino era una peste, ma veramente una peste bubbonica. Lui ha fatto invasioni di campo, è andato ad abbracciare Taglialatela, ha fatto tanti di quei macelli. Per adesso è un bravissimo ragazzo, lavora e si dedica al Napoli. Quindi sei nato e cresciuto qua? Sì, sì. E come ti trovi qua nei quartieri criminali? Sì, con i quartieri spagnoli, scusa. Non esiste un quartiere più bello di questo. Tutti quanti ci hanno detto che prima era diverso rispetto adesso questo quartiere. Però tu che ci puoi dire? C'è sto quartiere 10 anni fa com'era, 15 anni fa? Non c'è più rispetto a confronto a 10 anni fa. Sì, Ti posso dire solo questo e poi capisci. Roberto parla di rispetto. Io concordo con lui perché prima un ragazzino sui quartieri spagnoli, se tu gli dicevi ehi, basta, vattene a casa oppure stai zitto, il ragazzino andava via, ma perché aveva anche paura quel ragazzino, era timoroso. Adesso il ragazzino ha perso il rispetto perché manca un po' di educazione, allora quindi sono scostumati, però non hanno manco quel timore che avevamo noi da piccolini, perché noi pensavamo se adesso non me ne vado faccio una brutta fine. Certo. E quindi io preferisco questi ragazzini scostumati a noi che vivevamo nella paura. Ti dico la verità. Questo è stato il cambiamento che ha dato più libertà anche ai ragazzetti. Sì, certo. Però meglio adesso diciamo che si vive più in pace e tranquillità e meno nella paura. Adesso nei quartieri spagnoli, al posto di tante bettole, casette con decine di persone a cassare dentro, ci sono ristoranti, sprizzerie, ci salgono i turisti, ed è un passo avanti. Se i genitori educassero un po' più i bambini, Roberto sarebbe più d'accordo. Cicalone prima mi stava chiedendo, ma per voi napoletani la morte di Maradona, visto che siamo qua, cioè che cosa... È stata un po' la morte di un papà, non voglio essere blasfemo, ma un po' come la crocifissione di Gesù. Qua si è santificato Diego Armando Maradona. Come un papa, un Dio, vedo io. È di più di un papa. Perché vedo lei che ha fatto anche la parte del papa. Quello è San Gennaro. Ah, San Gennaro.
avete associato sì. San Gennaro Maradona, sì, sì, sì. Perché l'altra figura fondamentale in Napoli è San Gennaro, sì, il nostro padrone. Beh, diciamo che un po' è stato un momento come se fosse morto il calcio in quel momento, perché comunque lui rappresenta sempre il calcio, è stata l'unica persona che ha potuto farci vincere qualcosa nonostante non volevano che Napoli potesse vincere. Diciamo il Robin Hood del calcio per noi, perché ha dato dignità a una città che meritava tanto, alla quale l'Italia dignità non ce ne vuole dare. Diciamo che è un po' questa la storia. Il vero napoletano è scugnizzo. Scugnizzo? La parola più importante è scugnizzo. Infatti questo volevo dire prima, no? Tu mi parlavi di Comorra e di queste serie qua. Io, se vi posso dare un consiglio, andate a vedere i film di Napoli, tipo Se lo scopre Gargiulo. Comunque vai a vedere questi film scugnizzi di Napoli, vai a vedere tipo Se lo scopre Gargiulo. Rappresenta Napoli vera. Questa Comorra, ti dico la verità, sono proprio contrario io a questa fiction. Però ma audience si guadagna. Si guadagna. Guarda, è la stessa cosa che è successa con Romanzo Criminale. Ha avuto una risonanza molto più forte Gomorra. Purtroppo adesso se vai in Giappone conoscono Napoli per Gomorra. Ti dico io per scelta. Sì, è vero. Allora, in merito al Morales di Maradona. Allora, dovete fare il complimento a mio cognato che il più grande tifoso del Napoli è di Maradona, perché là è la finestra del bagno e lui ha fatto che non la apre più. Cioè, regà, quella è là sopra praticamente. Un divorzio. È la finestra del bagno del cognato e lui, perché è tifoso e non vuole aprire la faccia sulla faccia, è normale, quando fa la foto se si rovina, no? Esatto, cioè, quindi piuttosto è vero, perché tutti i turisti che vengono persiane. Cioè, un grande fai complimenti al tuo cognato perché è un grande massimo stima. Queste cose succedono solo a Napoli e a Roma, e dopo passando te lo faccio pure conoscere. Un saluto a Cioppe e Caffi, i miei fratelli che hanno fatto tanto qui su con i graffiti. Noi vogliamo una speranza per cambiare, noi vogliamo una speranza per cambiare, noi vogliamo una speranza. Ma ne sai che sta cavando sulle vecchie rimane. Però un po' senza autorizzazione. L'ho squagliato io Comorra, l'ho visto 5-6 volte. Ma arriva la 5, dai. E ci sta sempre noi volimmo una speranza. E se togli quella, finisce. Che quartiere sei proprio di Io sono di Marianella, ottava municipalità, che insomma con Scampia, insomma, preferiamo a nord. È attaccato a. Facciamo uno spoiler, faremo anche Scampia. Applauso pure ai turisti, ragazzi. Un applauso ai turisti che stanno venendo dopo il Covid. Applauso ai turisti. Questi sono tutti turisti che vengono periodicamente 24 ore su 24. Pensa se apriva qua la finestra che succedeva adesso. Oh, davvero? È vero. Pensa se tu cognato apriva qua la finestra. Guarda la gente che sta a fare foto. Cognato apriva la finestra, no, ma tutti i turisti. Lo picchiano. Mi picchiano. Ogni tanto vi scordate, ma se parlate troppo veloce noi non vi capiamo ovviamente. I quartieri spagnoli e Napoli sarà una delle prime città in Italia che avrà un incremento di turismo esagerato. Saremo una delle prime città che ci riprenderemo subito. Se ci fanno riprendere. Capitale europea. Se ci fanno riprendere. Aspetta, scusa un attimo, aspetta. Napoli Napoli capitale d'Europa. E mo se va a litigare con Mattia, però regà. Io questo non lo tengo. Io non glielo faccio. Me voglio bene. Napoli capitale europea. Non so però perché me lo dice adesso qua che sto a casa tua in mezzo a tutti i napoletani. Ti sei riuscito a salvare da me del pugilato. Sì. Poi hai smesso. Però adesso c'è da introdurre un altro collega fighter. Certo. Giusto. Perché è colui che adesso li sta facendo allenare. Sì. Il grande Luca Donadio. Eccolo. E poi c'è anche da dire, scusate, che è anche quello il più bello del gruppo. Allora, lui è il più affascinante. Io e Luca siamo stati in nazionali per 2 anni. Sì. Insieme e non solo, io e Luca eravamo la stanza, dovevamo in stanza insieme, dovevamo stare sempre in stanza insieme, dovevamo stare in stanza insieme. Esatto. Avevamo anche rapporti occasionali. L'ultima volta che era Bilbao in Spagna, Bilbao. C'è anche una palestra tipo, sì, esatto, la palestra tra Mergellina e la Riviera di Chiaia. Si chiama la Pro Fighting Napoli Club. Abbiamo una palestra di arti marziali, di allenamento funzionale, dove si viene a allenare anche Jenny in quest'ultimo periodo. Da poco abbiamo riaperto e lavoriamo anche con i giovani persone, anche se viviamo in un quartiere tra virgolette benestante. Comunque c'è una piccola storia, una parentesi là. Ci sta la torretta, ci sono delle famiglie che non hanno la possibilità di pagare la retta mensile, quindi li veniamo incontro, quindi cerchiamo di essere anche molto attivi sul lato sociale, quindi diamo un contributo a cercare di far praticare sport già
da quando uno è più piccolo, diciamo. Cosa molto importante per sport, specialmente lo sport da combattimento, impone disciplina, delle regole, e quindi queste regole poi si portano nella vita di tutti i giorni. Per i bambini è una santa cosa, specialmente per ragazzi difficili che magari non hanno potuto avere regole nelle loro case, dai loro genitori, per qualsiasi tipo di motivo. Proprio amen, è vero, assolutamente vero. Questo noi lo chiamiamo il vicolo di Totò, il vicolo del grande Antonio De Curtis, uno dei comici migliori al mondo. Senza più famosi pure al più mondo. Famoso, vedi, noi abbiamo tutti i murales di Totò, quello che si è venduto alla Fontana di Trevi. Che tu dici? Il valore mi ha dato le 500.000 lire. Praticamente. Vedi, se noi scendiamo man mano, vediamo tutti i film che ha fatto Totò. Pure Totò è un pilastro, no? Per Napoli. Totò, quando tu vedi un film di Totò, no? Anche se lo rivedi magari 100.000 volte, ogni volta che lo rivedi tu riesci a scoprire una frase, una battuta che tu, pure se l'hai rivisto tante volte, non l'avevi colta bene, c'è sempre da ridere. Vedi, guarda. Forse dici lui ce li combatto. Questo è il film, di Totò quando si è venduto la Fontana di Trevi, vedi? Quando lui fa la parte del... Sì. Lui è il Taranto, il grande Nino Taranto. Vedi? Su tutti i muri, tutti dedicati Tutto il vicolo è tutto dedicato. Ammazza. Ci sono anche cose un po' stilizzate, vedo qua. E diciamo... tipo Picasso. Tipo, qua continua. Qua è un passarello. La storia di Napoli è che un passarello che scendeva Totò vestito da passarello. E poi qua c'è la cultura, quella è l'unica salvezza. Gli scugnizzi, vedi? Gli scugnizzi. E noi cerchiamo di inculcare a questi nostri ragazzi, che sarebbe il nostro prossimo, il fascino della cultura, perché come voi state notando la nostra storia è scritta sui muri. Viene a Napoli, ogni muro c'è scritta una storia. E noi siamo molto, ma molto fieri di aver avuto un napoletano come Totò. Certo. Poi ci sono altri vicoli dedicati pure a me. E poi Totò era un nobile. Totò era un principe. Era un principe che lui ha cercato questo titolo e ha lottato per parecchi anni di avere questo titolo. Lui da piccolo, diciamo che dicono dalla storia, che era un pugile. Pure. Poi alla fine si è portato attore. Ma da quanti anni è che c'è così sta via? Ah, questo qua noi l'abbiamo fatto alcuni anni fa, tramite sempre ai ragazzi del quartiere che si sono riuniti. Vedi, guarda, qua ci sta anche la storia, alcune frasi di Totò, di questo Antonio De Curtis. Nessuno ce lo sporca, nessuno ce lo disegna sopra. Quasi pazzo. Abbiamo altri vicoli dedicati, tipo come al Pino Daniele, a Sofia Loren. No, diciamo che inculchiamo la cultura a questi nostri ragazzi che stanno. Fate un gran lavoro, crescendo. grandi proprio. Bellissimo, grazie che ci ha portato. Che poi io mi piace proprio. Conta a Roma che la conosco, ma qua bello grande. Cioè, ma guarda che belli, guarda che scorcio. Capito? Sì. La famosa tipografia rifatto proprio. Ci cioè hanno fatto l'insegna. Qui tutti abbiamo una mamma. Cardone mio, tutti abbiamo una mamma. Mamma mia, sta la storia. La famosa 10.000 lire del capito? Anzi, che non se ne sono fregate 10.000 lire, No, ma diciamo che la gente dei quartieri sta cominciando a sentire un'altra volta il senso di appartenenza, capisci, del quartiere. E tenerlo pulito, sistemato, è una soddisfazione. Che poi un'altra caratteristica bella dei quartieri spagnoli sono i panni stesi. C'erano i famosi panni stesi tra un palazzo e l'altro. Poi c'erano i panni stesi dalle finestre e poi quelli su strada. E questi sono sempre, siamo sempre quartieri popolari. Non ti dimenticare che noi parlavamo il greco quando in Italia si parlava latino. Diciamo che noi i spaghetti a vongole già ce li mangiavamo quando a nord si mangiavano i risi, capito? È sempre un modo in arte povera, che tutto questo che tu vedi è arte povera, l'arte di arrangiarsi, vero, l'arte di sopravvivere, di vivere. Per i quartieri spagnoli e altri quartieri popolari come qua, tipo Pallonetto di Santa Lucia, Forcella, Sanità. Sono il cuore di Napoli, noi siamo il polmone di Napoli questa volta. Purtroppo l'amico delinquenza ci sta, come ci sta a Napoli, ci sta in tutto il mondo, non solo qua. Solo che noi veniamo sempre additati, perché dicono che noi magari abbiamo una marcia in più. Non lo so, però ti dico, io caso nato e cavo di morire. A Napoli ci si improvvisa pure vigile a un certo punto. Sì, tutti vigili.
Avete visto l'arte d'arrangiarsi? Cioè, l'arte di arrangiarsi. Si era, era creato l'ingorgo. Vigile gratuito. È arrivato lui, vigile gratis. Oh, sei pure più efficiente perché sì, in tre secondi hai sbrogliato tutto. Sì, sì. Ma succede spesso sta cosa, Macchimo? Sempre. Ma anche perché queste salite poi sono una bella pendenza. No, ma poi non ci sono manco i segnali che questi qua di vie, da qua si va, si viene. Date le persone. Avanti, avanti. Avanti, avanti, dietro. No. Stai chiamando qualcuno. Ah. Sì, sì. Si fa così qua. Napoli non c'ha i citofoni, i clac. No, i clac sono. Oppure si chiama con la voce, mamma! Così! Ma ora, con questo casino la vedo dura però. Comunque vedo un sacco di turisti proprio. Sì, tantissimi turisti qua. E qua vengono dal Maradona, capito? Forse camminare c'era venuta fame. Cioè, siccome avevo sentito l'odore io. La storia di Napoli è questa, poi no? Da tanti Bobba? Anni che c'è. C'è la Seccia. È un'istituzione Seccia qui ai quartieri spagnoli a Napoli. Ci sono la specialità. Ci sono la pasticceria, loro sono fortissimi. Noi qua da ragazzini venivamo di notte a comprare i cornetti, loro fanno sci cornetti di notte caldissimi, buonissimi, e in più fanno una pasticceria che veramente. Da quanto è che stanno qua, lo sai? Ma è una vita, questa penso che sta pasticceria sta qua da 40 anni, forse di più. Lui è l'idolo della finestra, colui che ha la finestra del suo bagno eternamente chiusa. Eternamente chiusa perché c'è la figura dal viso di Maradona. Ecco, già questo ti rende capito un talento. Senza parlare già va bene. Questa cosa in casa come si vive? Perché abbiamo visto un momento che arrivavano 20-30 turisti, no? E tutti a fare la foto, no, immagina. Pensa se gli apri la finestra, che dramma. Ti ammazza. Ti ammazzano. I famosi panni tra un palazzo e l'altro, proprio classico dei quartieri spagnoli, no? Cioè, si mettono d'accordo, si tirano un filo uno all'altro, poi c'hanno una piccola carrucola. Con la carrucola praticamente la mandano su e si spostano i panni. Poi vedete sempre l'indole di Napoli, no? I fuochi d'artificio non mancano mai. La famosa, come si chiama? Batteria. Che pa, come batteria quando la suoni. Che poi noi ci siamo dimenticati di una cosa, ma Napoli è anche la capitale dei fuochi d'artificio. Sì. I fuochi d'artificio illegali. Senti, e qui vabbè, sempre la sola cosa, si può stendere i panni, nessuno te li tocca. Puoi fare ciò che vuoi, nessuno te li prende, li puoi lasciare là di notte, di pomeriggio, quando vuoi. Su uno stendino di quello può stare anche una maglietta di marca, ma nessuno la tocca. Ci conosciamo tutti. Come un grande rione, una grande famiglia, capito? Qua che è successo? La spazzatura. E questa è un'altra cosa di Napoli. Che lasciano la spazzatura dove va. Capito? Ma cioè qualcuno gliel'ha buttata qua, sì, e loro qualcuno gliel'ha buttata qua, sì, perché non chiamano alla SIA per farla prendere, capito che fanno? Ah, chiaro. Poi si trova a passare il camion quello là che prende questi rifiuti, quando passerà e se li prende. Quando passerà? Quando passerà, sempre se passerà. Però nel frattempo hanno chiuso una via nel praticamente. Nel frattempo sta qua, sì. Diego Armando. Ciao. Ma lui sei da Diego Armando, di nome? Sì. Ma davvero? Io devo chiamare Armando, è colpa di mio nonno e padre di mia mamma. Pensi, mia mamma stava avanti. Si parla Diego Armando? Però... Ah! Vice! Ucidofra, non esiste, ucidofra. Come me la mettere nomi? Essere ucidofra, ah, con la prima. Prima, il primo! Armando! Ah. Pure Antonio però. Diego Armando Antonio è stato battezzato. Siamo stati già andare a vedere alla piazza di Maradona. Quello, il primo, Puacetmi e Mario Filardi. Ma buonanimi Mario Filardi. Veramente è stato quello che ha fatto il primo disegno. Il primo Maradona è stato Mario Filardi ed è stato un artista napoletano. Un grande amico era Mario. Perché pure tu sei artista? Sì. Che fai? Dipingi? Ho dipinto, abbiamo fatto il primo Maradona e primo, poi hanno fatto la finestra e poi cancellato. Era molto più bello il primo. Il suo? Sì, quello è stato cancellato la prima faccia perché hanno fatto una finestra, poi hanno fatto il secondo e mi sembrava Olle Bench e non è andato bene. Olle Bench. Poi il terzo, diciamo, Antonio Esposito. Hai incontrato Antonio Esposito? No. Bostic, diciamo. Non ci stava. È venuto un'Argentina, veramente un artista. E ha fatto questa testa qua che è reale proprio, è identica stupendo. Al Maradona, quella là. Ok, ragazzi, grazie, è stato un piacere. Ciao caro. Ciao Diego Armando. Bene, ciao. Allora, i quartieri spagnoli nascono per volontà del viceré Toledo, infatti la strada principale
l'arteria commerciale si chiama Via Toledo. E si chiamano quartieri spagnoli perché venivano acquartierati i soldati spagnoli, perché era un viceré spagnolo, aveva sistemato le sue truppe in queste zone, per questo prende il nome di quartieri spagnoli. I palazzi erano così o sono stati aggiunti praticamente? No, chiaramente sono stati aggiunti man mano verso la collina del Vomero, però la struttura era questa, cioè fatta sempre così a croce molto stretta, quindi con i vicoli molto stretti. Con questa pavimentazione così, che è tipica così, proprio. Sì, sì. Tu immagina, cioè noi adesso la vediamo adesso e già ci colpisce, immagina i tempi, all'epoca, quanto poteva colpire. Assolutamente, e dormivano tutti quanti i soldati qua. Strano, totalmente, però è affascinante allo stesso tempo. Assolutamente, assolutamente. Anche ricercato, nel senso che comunque adesso tante coppie giovani stanno venendo ad abitare, insomma è una nuova vita quella di... Sono un po' piccole le case, ho notato, vero? No, in verità nei palazzi poi le case, allora le case piccole sono quelle che voi vedete, sono i bassi. Okay. In verità poi le case di questi palazzi sono prima di tutto con i soffitti molto alti, hanno le pareti molto grandi e poi molto spesso sono, noi diciamo alla napoletana, nel senso di stanza in stanza, che è una delle strutture classiche. Perciò, anche se i balconcini sono piccoli. Il balconcino piccolo si chiama proprio così alla napoletana. Ah, ok. Il balconcino piccolo prende proprio questo nome, però quando poi entri nelle case, molto spesso le case sono molto grandi e sono come struttura a volte di stanza in stanza, cioè senza corridoio. È una tendenza. Io avevo pensato, avendo visto quella sotto, avendo visto i balconcini piccoli, che il palazzo fosse stretto. Continua il giro per i quartieri, per i quartieri spagnoli. Vedete, qua si stringe un pochettino, locali, luci, vicoli, turisti. Di tutto e di più, guardate quanto. Già mangiano le pizze. Ma questo l'hanno scocciato perché deve essere cascato più volte, ne sa. Ma è scocciato perché è caduto questo, no? No, è scocciato perché come è stato fatto di carta pesta. No, mi era presa un'idea perché ho visto tutte cose fragili. Ho detto qui qualcuno è passato, ha fatto cadere, l'hanno scocciato. No, era solo per farlo resistere di più. Ok. E poi per dargli il colore rosso, che ho trovato lo scotch rosso. Chiaro, grazie. No, allora ragazzi, qua ci sta veramente, dovremmo fare un minuto di silenzio fondamentale, un monumento alla storia della pizza, quindi dell'Italia nel mondo. Me lo ferma qualcosa, scusa. Abituata a dei cazzotti. Dove siamo qua? Questo, siamo all'angolo di Via Chiaia. Siamo da Brandi, la pizzeria più importante, cioè, di Napoli. Solo, solo la quella targa Margherita dice tutto. Sì, l'hanno inventata loro. È per la regina Margherita. È la prima volta che è venuta a Napoli, la regina è stata fatta la pizza in suo nome. Ma qua prima però c'era la pizza. Sì. E la Margherita però è stata, sì, aggiunta mozzarella. Sì. Perché alla regina io l'ho dato qualcosa. La bandiera di dell'Italia. Pomodoro, mozzarella, la bandiera dell'Italia, vedi? Ah. Io mi ero dimenticato, è vero, poi c'è il tricolore. Ma la pizza è sempre più la più buona questa o ormai l'hanno superata? No. Una delle migliori di Napoli. Una delle migliori. Vedi? Ah, vedi col presepe. Presepe sempre... Perché poi i quartieri spagnoli sono anche posti dove a Natale si viene a comprare, sì, il presepe. Sì. Cioè ci stanno talmente tante cose. Noi comunque a Natale ci devo tornare col presepe, con tutti... Ti porto a San Gregorio a meno dove fanno i pastori. Facciamo fare una statuina di Mattia. Se volete Fabio Bombanarchi che a Napoli ha mangiato la pizza, scrivetelo nei commenti, ragazzi. Questa è la piazza principale. Piazza principale. Come sta? Sta a posto. Guarda che belle spremute melograno. Vabbè, la spremute melograno. L'avrei voluta se non stiamo rischiando di rimanere qua a perdere il treno. Cicallone non gliene frega nulla. Vabbè, con la spremute melograno è più veloce, no? Ma ci racconti un attimo della spremute melograno? Perché vuoi sapere? Il melograno che cos'è? È pura energia. Pura energia. Questa ti ricicla il sangue, ok? È uno scherzo, ma è una cosa seria. È vero. È antiossidante, antitumorale, antinfluenzale. Mi fa bene a me con la tasca, perché più vento più guadagno. Vabbè, quello è giusto. Però meglio tu che vendi questo che la gente se beve bevande zuccherate, casate. Ma io lo sconsiglio a tutti, andate nei supermercati a comprare quella roba sintetica. Questa è roba naturale, questa è come Viagra, è tutto naturale.
anzi il secondo mio viaggio proprio non è nato. Non è nato bene, ovvio. Cioè fare... raga, chi non si avvia la spremuta e melograno, gli è mettiamo una... le chiappe qua e gli schiacciamo. È una carogna, non capito. Senti però, io ti ho fatto il video, no? Boh, una, me la offri una? Te la offro? Posso offrire a mia zia che c'ha 97 anni. E tu dici la prossima volta. La prossima volta, e allora. E poi ce l'ha 98. No. Arriva a 99, dai. Così posso grazie dire. Grazie a tutti. Ciao, ciao ma mamma mia, ti sta su YouTube e Facebook, sì. Vai tranquillo. Beh, cacchio, a spremere lo grano. Ciao, grazie. Cari amici, oggi primo giro a Napoli. Vi abbiamo portato ai quartieri spagnoli, veramente significativi. Vi abbiamo fatto conoscere un sacco di gente, locali. Allora io voglio dire una cosa adesso, seria. Se stiamo a fare un mazzo così. Adesso siamo venuti pure fuori Roma, stiamo a Napoli, vi abbiamo portato un video strepitoso, quindi per favore, ve lo dico io che manca il mio canale, iscrivetevi al canale, così almeno supportate la situazione, commentate, condividete, cioè, regà, per favore. Fateli girare, perché se no noi non ce la famo, regà. No, se no finisce chi è i budget e non ci mandano più da nessuna parte. E poi sai che vi faccio? Quartieri criminali sotto casa mia, tanti al marciapiede. Però ci abbiamo tanto giri da fare, torneremo qui, porteremo Scampia, Forcella, quindi supportateci e seguiteci. Segnalateci anche quartieri che magari sono di Napoli o di altre città e noi ci verremo volentieri. Detto okay. Questo, con questi nostri amici, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi, ciao.